Lo facevano a casa quando che stavano bene, allora compravano la farina da Cellini, che mio nonno erano amici con Cellini, il vecchio proprio dei Cellini, e infatti si ammazzavano i pidocchi uno con l'altro. Sì, c'avevano i pidocchi, era una cosa, perché prima chi c'aveva i Andava di pidocchi moda. si sentiva male. Perché i piano che restavano male perché non avevano i pidocchi, sembra una stupidaggine, eppure è così. Allora passava lì, prendeva l'ago e il pane, quando che era o sabato, domenica, mezza settimana, allora tutti contenti che, oltre al pane che faceva, e nonna friggeva i pizzette, pizzettine in padella fritte con l'olio, zucchero sopra, insomma, andava bene, erano buone, quando che c'era però il pane. Però dopo, quando che è venuta Mussolini, ci ha portato a conquistare il mondo, ci ha portato, e lì le cose sono cambiate. Allora questo pezzettino di terra dove sto io adesso, erano 3.000 metri, una cosa del genere. 3.000-3.500, era un pezzettino di terra che i nonni c'avevano in affitto. Poi che succede? Che stando in affitto, uno lavorava, quello che c'era, non c'erano problemi. Durante la guerra sono riusciti qua da una parte a nascondere tutta la produzione delle patate, 3-4 quintali di patate dentro una botte, stava sotterrata, sta botte ci mettevano l'acqua. L'hanno pulita, fatta, ci hanno messo le patate dentro. E se siamo mangiato durante la guerra, come riuscivamo da lassù a venire da là da Castello, arrivo qua, abbiamo un po' di patate e portarle via. E questa era una delle cose, perché pane non ce n'era, de cosa, assolutamente niente.